Buongiorno, allora ci troviamo sul confine tra la Virginia e il Maryland, precisamente nel Columbia District, o meglio District of Columbia, e siamo a Washington DC. Washington DC è intrisa di patriottismo americano, perché ci sono monumenti ai presidenti degli Stati Uniti da tutte le parti. Ovviamente in un giorno non si può vedere tutto, cercheremo di vedere il più possibile, di portarvi in giro attraverso questa cittadina patriottica e vedere le cose più importanti che assolutamente non si possono perdere. Nelle storie, in quello che vedremo oggi, cercherò di estrapolare alcune cose molto interessanti, soprattutto che possono rendere orgogliosi noi italiani, perché ci sono una in particolare che mi piace tantissimo, che ho scoperto, che ve la voglio raccontare, e tra un po' ci arriviamo. Ovviamente gli edifici che vedremo, molte per buona parte, c'è sempre un tocco d'Italia. Nel frattempo, mentre camminiamo, questo edificio che vedete alle mie spalle, la Summer School, è stata una delle prime scuole per afroamericani, che è stata salvata, perché chiusa nel 78, ma è stata salvata dai cittadini perché sarebbe stata demolita. Ok, adesso con il nostro bel cafferone camminiamo, adesso vi racconto. Dovete sapere che anche Washington è stata un'importantissima città per i movimenti dei neri. Una tra le comunità afroamericane più importanti di tutti gli Stati Uniti, ma da quando è stata bandita la schiavitù, sono stati emancipati gli schiavi nel 1862, qua 16 aprile 1862, e da allora è diventato un punto di riferimento. E sicuramente la ricorderete anche per i movimenti dei diritti civili con Martin Luther King. Un'altra curiosità riguardo Washington è che comunque è molto recente come costruzione, perché è stata ufficialmente costruita nel 1790, anche se poi nel 1812 è stata praticamente rasa al suolo perché le truppe inglesi durante la guerra con gli inglesi sono arrivate a Washington e l'hanno rasa al suolo, quindi nel 1812, praticamente dopo un po' di anni, hanno cominciato a costruirla in seguito a queste guerre. Bene, 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 ci stiamo avvicinando alla Casa Bianca, quello che vedete là in fondo. Adesso questo è il parco prima della Casa Bianca. Dovete sapere che la Casa Bianca, adesso vi racconterò qualcosa, però non è accessibile, nel senso, soprattutto se non sei un cittadino americano. La UE sta contrattando per far sì che i gruppi di persone non USA possano poterla visitare, chissà se mai lo sarà. Ma voi lo sapevate che la Casa Bianca parte la progettazione da un progetto di Palladio, che era architetto veneziano, prendo spunto anche dal progetto di Vitruvio, architetto dell'Impero Romano. Qualche altra curiosità della Casa Bianca. Allora, mia figlia piccola mi dice che la Casa Bianca ha ben 24 bagni, va bene. Ma una curiosità è che ogni presidente ha $100,000 di fondo per cercare di fare, per fare le modifiche che vuole fare all'interno della Casa Bianca. Una cosa che fece Obama è creare il campo da basket, che non c'era ancora. Allora, camminando per Washington continuo a incontrare edifici tutti in stile romanico, tutte coppie. Sembra di essere quasi a Roma, adesso non voglio dire una bestemmia, ma è impressionante come abbiano reso la capitale simile alla nostra capitale. Continuo a far vedere, guardate quanti edifici in stile romanico. È veramente impressionante quanti ce ne sono. Comunque questo è anche un po' l'effetto della costa est, perché sulla costa est è dove c'è più Europa. Io ormai mi ero abituato troppo alla costa ovest, però questa è la costa est, così. Cioè, troverete tantissimi edifici, tantissimi richiami all'Europa, gli edifici anche più antichi. Quello che vedete alle mie spalle è il monumento a George Washington. È ancora oggi il monumento, anzi è la creazione in pietra più alta al mondo. È stata la struttura più alta al mondo fino al 1889, finché non hanno costruito la Torre Eiffel.
vediamo questo monolite e è un obelisco, ma all'interno in verità ci sono le scale. Ha avuto tantissime difficoltà nella costruzione perché si è fermata per tantissimi anni, poi sono ripartiti, poi non trovavano i fondi. Comunque a vederla così è impressionante, è gigantesca. Certo che però sono veramente esagerati, cioè una roba pazzesca. Guardate, adesso io sono distante, ma guardate le persone come sono piccoline, è immenso. E non ve l'ho detto perché è alto quasi 170 metri, sono 169, qualcosa. Ok, chissà quante volte l'abbiamo visto nei film. Guardate, questa è la piscina, là in fondo c'è il Lincoln Memorial. Guardate, la piscina è ovviamente ghiacciata, siamo a fine dicembre, è calpestabile. Beh, questo luogo è veramente ricco di storia contemporanea. C'è una cosa in particolare che mi piace ricordare, che qua, o bene, meglio, là in fondo, è il posto dove Martin Luther King, dopo la marcia per il lavoro e i diritti, fece il famoso discorso I have a dream. Ed ecco alle mie spalle il Lincoln Memorial. Quanti film da qua e con questa visuale qua. Dai, adesso ve lo faccio partire. Questo è il mio preferito in assoluto. Il tempio è un tempio in stile dorico greco. All'interno là c'è la statua di Lincoln con sopra scritti degli estratti di due importanti discorsi di Lincoln. Adesso vi porto vicino perché qua c'è una storia che a me mi appassiona tantissimo e soprattutto inorgoglisce molto noi italiani.
questa è la storia che inorgoglisce noi italiani e che mi rende veramente felice. Pensate, come vedete alle mie spalle c'è la statua di Lincoln, che è fatta di diversi pezzi. Ma parto un pelo più indietro, parto da Garibaldi e arrivo a Lincoln. Pensate, un ex garibaldino, Giuseppe Piccirilli, era uno scultore appunto che ha combattuto con Garibaldi, che è nato a Roma, si trasferisce a Massa dove aveva la bottega, ma a un certo punto nel 1888 decide, insieme a tutta la sua famiglia, di trasferirsi a New York. Crea una bottega e chi l'avrebbe mai detto che i suoi sei figli, Ferruccio, Attilio, Masaniello, Orazio, Gentulio e Furio, ve li leggo, se non me li ricorderei, scolpiranno la statua di Lincoln. Nel tempo hanno creato tantissime opere a New York, a Washington, come la statua del Milite Ignoto dal cimitero di Arlington, Rockefeller Center e in tutti gli Stati Uniti. Nel 1945 purtroppo chiudono la bottega perché tre di loro muoiono e uno di questi come soldato combattente alla Seconda Guerra Mondiale per gli Stati Uniti d'America, e molte delle sue opere, le loro opere purtroppo vengono perse, proprio la bottega viene chiusa, viene demolito l'edificio, però alcune delle loro opere sono ancora esposte al MoMA di New York. Pensate che orgoglio italiano. Qualcuno si chiede perché ci siano questi fasci littori. Bene, dovete sapere che i fasci littori, noi siamo purtroppo abituati alla ideologia fascista. In verità il fascio littorio deriva dall'antica Roma ed era segno di forza, di potenza, di autorità. È per questo che anche gli americani utilizzano il fascio littorio. Pare esistere anche un sottotetto qua che era visitabile, che poi hanno chiuso nell'89 perché hanno scoperto che c'era l'amianto. Pare che dal 2022 avrebbero dovuto aprirlo. Se avete l'occasione di venire qua ed è aperto, andate a visitare, perché dicono essere pieni di stalattiti e stalagmiti con graffiti. Ed è una cosa veramente particolare. Proseguendo la nostra visita a Washington, adesso ci lasciamo alle spalle il Lincoln Memorial, alle spalle il Washington Memorial, che è appunto quello che vedete qua, e andiamo di qua. In questa zona ci sono ben 19 musei. Quello che vedete alle mie spalle è quello della storia afroamericana, ma adesso vi porterò nel museo, che non potete perdervi, della storia naturale. All'interno, in 140.000 metri quadri, ben 125 milioni di esemplari tra fossili, piante, animali. È una cosa pazzesca. È uno dei più visitati al mondo, con circa 7 milioni di visitatori all'anno. Ovviamente non sto a farvi il video di quello che c'è qua all'interno, perché solo dovessi fare un video per questo museo ci vorrebbe una giornata intera. Quello che posso dirvi è che è veramente bello, interattivo, anche per chi ha bambini non è per niente noioso, anzi c'è una quantità di roba che è impressionante, quindi assolutamente questo non perdetevelo. Buongiorno, giorno 2, come dicevo all'inizio del video è impossibile vederla tutta in un giorno, quindi in 3 giorni vedremo tutta Washington. Allora, intanto se siete arrivati fino a qua, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e attivate la campanella, sostenete il canale. Volevo anche dirvi che qua a Washington c'è anche il Pentagono, però per visitarlo bisogna scrivere al Pentagono per fare le visite 14 giorni prima, al massimo 14 giorni prima, ma non più di un anno prima. La cosa bizzarra, purtroppo non riusciremo a vederla perché non lo sapevamo. Oggi andiamo a vedere un altro museo e andiamo anche a Capitol Hill. In questo momento ci troviamo a DuPont Circle e c'è una curiosità di DuPont Circle. DuPont Circle a un certo punto è stato il quartiere più ricco forse degli Stati Uniti.
ma poi dopo la crisi del 29 hanno cominciato a vendere le case e soprattutto alle ambasciate. Infatti ancora oggi è pieno di ambasciate, The Pond Circle è proprio pieno di edifici di ambasciate, e sono tutti edifici molto carini, sono case storiche. Se vi state chiedendo quello al mio fianco se è un tempio romano, un tempio greco, no, beh, a parte che i romani poi copiavano i greci, comunque gli americani ce l'hanno molto questa cosa di copiare continuamente, riprodurre la, la Roma antica e lo stile greco. Quello che vedete alle mie spalle è l'archivio nazionale, se riesco vi porto all'interno, perché all'interno tra l'altro c'è un pezzo di Europa molto importante, c'è semplicemente la Magna Carta, oltre che ai tre documenti più importanti degli Stati Uniti. Comunque adesso direzione ancora Campidoglio e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Quello che vedete alle mie spalle è Capitol Hill, appunto il Campidoglio dove il congresso si riunisce. La nostra memoria recente non può che non collegarsi all'ultimo fattaccio dell'assalto a Capitol Hill successo il 6 gennaio 2021. Ma non sono qua per raccontarvi questo, ma bensì un'altra storia molto interessante. Come vedete lo stile romanico a Washington e qua ancora al Campidoglio è di nuovo richiamato in modo ossessivo. Ma quello che voglio raccontarvi è la storia della costruzione, perché inizia nel 1792, ma i lavori hanno tantissime difficoltà, si fermano. A un certo punto Jefferson, che allora era segretario, scrive a Mazzei, Filippo Mazzei, in Italia, in Toscana, chiedendo artisti, diciamo, chiedendo altri artisti per la lavorazione, artisti italiani. E a un certo punto arrivano Giuseppe Franzoni, che allora era chiamato secondo Canova, e Giovanni Andrei, che erano allora tra i più grandi scultori del momento in Italia e nel mondo. E all'interno crearono tantissime opere, soprattutto Franzoni, che divenne grande amico di Jefferson, però c'è un problema. Nel 1814 gli inglesi, le truppe inglesi, nella guerra con appunto la guerra civile, distruggono il Campidoglio a ferro e fuoco, radono solo praticamente Washington e molte opere, di buona parte le opere di Franzoni vengono perse. Ma poi nella ricostruzione dopo 1814 ci sarà ancora Andrei, ci sarà il fratello di Franzoni, che purtroppo era morto Franzoni, e altri artisti. Ma non solo, c'è la House of Representatives, che è stata dipinta e affrescata da Pietro Bonanni, che dipinse col chiaroscuro ricreando praticamente la visione che si può avere al Pantheon di Roma. Quindi dentro al Campidoglio possiamo avere tantissima, tantissima Italia. Insomma, gli italiani sono veramente, veramente dappertutto. Un consiglio: per entrare a Capitol Hill dovete prenotare online, c'è il sito, continuate a refreshare il sito, a fare il refresh, perché si potrebbero liberare i posti all'ultimo. Bene, siamo appena usciti da Capitol Hill, non ci era permesso filmare e qualcosina mi è scappato, però quello che è saltato fuori è un'altra storia italiana dell'architetto Brumidi, che dipinse tutta la storia dell'America all'interno della cupola. È ancora impensabile come l'anno scorso siano riusciti a entrare, tutta la folla sia riuscita a entrare e a passare tutti i controlli. Comunque.
prendetevi tutta la giornata perché è lunga, per mezza giornata diciamo, serve per visitarlo. La guida dura un paio d'ore, c'è la fila, bisogna fare la reservation, insomma, vi occupa almeno mezza giornata la cosa. Bene, come avete visto esiste anche una Chinatown qua, come in tutte le grandi città americane. La giornata è stata lunga, ci ha portato via più tempo di quanto pensassimo. Adesso andiamo a mangiare, ci andiamo a letto e domani mattina si ricomincia. Ultimo giorno di Washington. Tante sono ancora le cose da vedere, ma ho selezionato per voi ancora qualcosina di interessante che vale veramente la pena. Se non volete farvi troppe camminate, perché le distanze sono comunque sempre molto ampie, c'è sempre e comunque una bella metropolitana, è molto ben servita, devo dire, Washington dalle metropolitane. Ok, eccoci di nuovo, come vedete alle mie spalle Capitol Hill. Tra Capitol Hill e il monumento di Washington ci sono tutti i musei, di fronte a noi c'è quello, l'Art Gallery, poi ci andremo, ma adesso andiamo all'Air and Space Museum, che è spettacolare perché è un altro dei musei più visti al mondo, più visitati al mondo. Consiglio: per entrare in questo museo dovete prendere un pass che è gratuito, ma è difficile da trovare. Noi abbiamo trovato l'ultimo momento, c'era una fila di mezz'ora, però prendetelo in anticipo, mi raccomando. A 30.000 pezzi in esposizione, però vi faccio vedere qual è il mio preferito in assoluto. Ebbene sì, una delle 5 biciclette costruite dai fratelli Wright nel 1898. Questo è il mio mezzo preferito. Decisamente entusiasmante, cioè dedicarci almeno mezza giornata. Veniteci perché è assolutamente da vedere. Si parte dai fratelli Wright per arrivare allo spazio. È incredibile perché quello che vedete alle mie spalle è l'Apollo 11, quello che toccò la Luna, quindi c'è conservato anche il modulo dell'Apollo 11. Veramente tante sono le cose qua a Washington e non sono riuscito a farvele tutte. C'è ancora il museo di Arlington, Georgetown, il Pentagono. E vi consiglio il museo d'arte, la Art National Gallery, dove c'è l'unico Leonardo da Vinci in tutta America. Ma diamo un voto a questa città, veramente bella, molto elegante, piena di patriottismo, assolutamente da vedere. Quindi spero di esservi stato utile, che vi sia piaciuto, vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per supportare il canale e aiutarmi sempre di più. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!